linguaggio da conferenza stampa. Il giorno non è dei migliori perché si apre oggi il Festival di Venezia, però si apre anche il 2 settembre la nostra manifestazione, che chiaramente non è una manifestazione stanziale, quindi non ha un giorno, una settimana, un periodo di eventi, ma è un percorso che inizia il 2 settembre nel nord d'Italia, in Friuli, a Lignano-Sabbiadoro in particolare, per poi proseguire verso Venezia, verso Rimini, toccando poi in un secondo momento l'Arsenale, grazie alla Marina Militare, per poi entrare nell'isola di Procida, proseguire su Lecce, passare attraverso Matera con la rappresentanza dell'Acquedotto Lucano, che è qui con noi la presidentessa Rosa Gentile, quindi continuerà verso Lampedusa, che è un sito estremamente importante, scelto da Libri d'Acqua, che è la manifestazione che presentiamo oggi, proprio per il significato simbolico che in questo momento sta coinvolgendo l'Italia e tutti i territori che si affacciano sul mare Mediterraneo, per poi proseguire sul Tamigi a novembre e in primavera riprendere il viaggio verso Parigi sulla Senna per toccare poi piano piano il Montenegro, l'India con Calcutta, troverete nella cartella poi i punti e i significati simbolici di questo passaggio verso il Gange per continuare nuovamente in estate con il tour italiano per proseguire con il Rio della Plata e il Paraná e per finire nel 2015 davanti al Rockefeller Center a New York. Questo tour si chiama Tour Libri d'Acqua per semplificare, in realtà è il cambiamento di un progetto che non è più la presentazione del libro stanziale, cioè che viene presentato in determinate località, in determinati periodi con i loro rituali, ma è far viaggiare gli autori significativi e i libri, non tanto in giro per il mondo, che sembra se no un vagabondaggio del libro, ma portare, incrociare le altre realtà culturali, letterarie, assieme e dentro le località d'arte. Non a caso i nostri partner o comunque chi ci accompagna in questo viaggio è la Guardia Costiera che è qui presente oggi, le Capitanerie di Porto, i Marinai d'Italia e la Marina Militare. Quindi sono tre entità molto ben divise che hanno compiti diversi ma che comunque fanno parte, sono patrimonio della storia italiana, tenendo presente che l'Italia è una penisola, quindi circondata dal mare. L'acqua è anche un elemento che riguarda la nostra stessa struttura biologica, è il tema dell'Expo 2015 che si terrà a Milano e noi saremo presenti anche in questa occasione, dentro questo viaggio, questa iniziativa, diciamo è un percorso che ha una sua continuità, cioè inizia in Friuli con il mare Adriatico, però come vi ho sottolineato solo alcune delle puntate, il principio è quello di far viaggiare i libri, di far viaggiare gli autori italiani non nei luoghi designati dell'italianità solamente, ma anche dentro i mondi culturali. Faccio un esempio sul Tamigi a Londra con l'ambasciatore Terracciano e anche l'Istituto Italiano di Cultura, la manifestazione verrà fatta nel club esclusivo di Travelers, che sarebbe il club dei grandi viaggiatori inglesi, così come in India verrà fatta in determinati luoghi istituzionali, non necessariamente nei luoghi dell'italianità, non tanto perché non abbia significato, ma perché è un momento storico in cui con l'ingresso nel mondo della cultura di internet, quindi con il mondo virtuale, noi ci siamo abituati ad avere un'idea che ci dobbiamo contaminare, contattare, che virtualmente siamo in ogni luogo. Quindi i libri d'acqua portano attraverso le vie d'acqua la fisicità della cultura, che non è
non potrà mai essere virtuale, che sia la cultura virtuale un'illusione, perché manca la fisicità del libro, che ha una sua importanza anche psicologica, manca il contenuto dell'esperienza di contaminazione culturale. Quindi, come nel passato i naviganti, i grandi viaggiatori, i grandi esploratori sono partiti da Venezia, sono partiti da altri luoghi, per non solo, non tanto per conquistare, ma come necessità di esplorare nuovi mondi. Ecco, quindi il tentativo è quello di far viaggiare il libro gli autori, autori prestigiosi come Paolo Mieli, Gian Antonio Stella, Antonio Monda, Gaetano Cappelli, Gennaro San Giuliano, insomma tutto un mondo culturale di autori che hanno aderito al nostro tour e che farà questo viaggio. Quindi un concetto anche culturale permanente e non occasionale. Quindi se vogliamo trasformare un minimo le relazioni tra mondi e avere una partecipazione di intrecci che modifichino anche molti pregiudizi culturali, questa è l'unica via, è una delle vie che comunque si può intraprendere. Io ringrazio oggi tutto il mondo delle capitanerie di porto e delle guardie costiere che ci ospitano, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ringrazio il Presidente Rosa Gentile dell'Acquedotto Lucano, perché non c'è solo i luoghi d'acqua designati come i fiumi e i mari, no? Dove noi andremo, tipo Lampedusa. Perché Lampedusa? Perché Lampedusa è un punto nevralgico, strategico del mondo che transita per salvarsi, per fuggire, per trovare altre possibilità di vita, con tutto quello che riguarda una navigazione tragica, e quindi porteremo la nostra testimonianza. Ma abbiamo anche gli acquedotti, cioè abbiamo anche il mondo dell'acqua, abbiamo il mondo ad esempio della piscina più profonda al mondo, di meno 40 metri ad Avano, per fare alcuni esempi di incrocio di tutto quello che ha a che fare con il rapporto che l'individuo ha con l'acqua, che è comunque una via, un viaggio della conoscenza che riguarda il movimento. Io adesso darei la parola a Rosa Gentile, che ci ha onorato di partecipare a questa conferenza.